potete capire. Stiamo mangiando Kinder Buono di nascosto perché Papa Matteo, se scopre che sgarriamo la dieta, ci ammazza. Scusa Matte per quando guarderai questo spettacolo. Allora raga, la cena più triste dei miei 20 anni, cucinata dall'egregio Sir Diamantone, che stasera lo vedo un po' intenzionato a bere del vino. Vabbè. Inizia così la serata, bene. Siamo appena stati aggrediti, raga, non c'è un cazzo da ridere. Mi fatto un cazzo, guarda, strappato, mi hanno strappato tutto, mi hanno... sono pieno di problemi, mi fatto un cazzo. Guarda. Domani vi raccontiamo, ragazzi. Voglio precisare, me ne prendo io la responsabilità, la storia di prima non è uno scherzo, manco per il cazzo, quello che è successo stasera non si deve più ripetere, perché stasera sono intervenute le forze dell'ordine, non ci fossero state loro saremmo intervenuti noi, e non sarebbe stato carino per niente. Buongiorno ragazzi. Allora, cosa è successo ieri? È successo, noi eravamo tranquilli a Marzani, siamo qui in vacanza perché è un posto che a me piace, c'è ottima gente. Bellissimo. Con me, quei due bambinetti di ieri che ahimè hanno voluto creare del panico. Cosa è successo? Che ero con una ragazza che è nel nostro gruppetto, che è un amico omosessuale, e un tipo gli ho detto frocio di merda, mi ha girato il cazzo, gli ho detto frocio di merda potresti evitare, perché queste cose, sono contro queste cose. E poi... Niente, era un pretesto per attaccare Bottone, e sono iniziato a spingere, io ovviamente sono intervenuto, quando toccano fratelli noi Iuri, soprattutto qui macchiati Lemon, vado un po' e io giro. Quando toccano Matte, quindi siamo trovati 2 contro 6, esatto, noi illesi. In un attimo eravamo 2 contro 6 e da lì poi è scaturnito tutto quanto, quindi poi sono arrivati la polizia, sono arrivati i carabinieri, sono intervenuti. Insomma, è stata una bella rissa. Cose che non si dovrebbero vedere. No, raga. Nel 2020. Ragazzi, il fatto è che comunque io c'ho 20 anni, lui ne ha 31. Se andiamo in vacanza non andiamo per menarci con i ragazzi, andiamo per divertirci. Quindi quando viene qualcuno non del posto ci deve essere sempre il pretesto per fare una litigata. Non è la prima volta che succedono queste cose, ma è triste anche perché io parlo, siamo persone che vanno a parole, non ci mettiamo lì, alziamo le mani. Poi se tu inizi a spingere, a tirare pugni, è normale che uno risponda, anche perché non scappiamo. Però è un po' triste. Divertitevi, ragazzi. Non pensate alle risse, cioè, ci sono tante punto. Cose belle. Quest'uomo di 31 anni, comunque, Matteo Diamante, che sono dei miei citati. È un fratello, ragazzi. È un cazzo di fratello. Simultaneamente. Ti voglio bene.